Tutti i processi naturali e tecnologici procedono facendo in modo che la disponibilità dell'energia rimasta diminuisca. L'energia sgorga continuamente dall'essere concentrata al divenire dispersa, sparsa, sprecata e inutile. Una nuova energia non può essere creata e l'energia di alta qualità si sta distruggendo. Un'economia basata sull'evoluzione infinita è insostenibile. Quante volte abbiamo detto: andando avanti così si distrugge l'uomo e l'ambiente, oppure se continua così, con l'assenza dei diritti umani, della solidarietà, dell'eguaglianza, del rispetto delle leggi e dell'ambiente, toccheremo il fondo, o ancora stiamo sempre peggio, siamo sull'orlo del baratro, dell'abisso. Ma abbiamo mai provato ad immaginare se questo giorno venisse per davvero, se il fondo, il peggio, l'abisso, un giorno noi lo toccassimo veramente? Proviamo ad immaginarlo. Pianeta Terra, anno 2050. Get a ball and take it to the market. Hey, keep on up here.
cittadini, come tutti saprete, io, il grande padre, sono il nuovo padrone del mondo. Vi sarete accorti che ho diviso la popolazione del mondo in tre grandi continenti: le donne in Europa, gli uomini in Asia, i vecchi in America. Dividi et impera, dicevano quei grandi condottieri che mi hanno preceduto. Per voi donne ho progetti sensazionali. Non abbiate nostalgia dei vostri uomini. I rapporti, le relazioni tra sessi diversi sono sempre così deludenti e inutili, come l'amore del resto. Tra l'altro, le nuove logiche dei consumi prevedono vite da single. Il futuro è tutti separati. Solo così ci sarà una crescita esponenziale dei consumi. Ed ora per voi, mie bambine, subito un regalo per rilassarvi un po'. Aspetta. Attenzione! Ecco il comandante dell'armata Big Father! Ecco a voi il generale Squeak! Sì, ecco! Grazie! Grazie mille! Allora, ragazzi! Mettetevi giù! Ecco qui, ho un regalino di Big Father per voi! Alcol! Droga! Questa è la mia merce di questa età! Lussuria! Violenza! Multe! Viva, viva l'impero di Big Father e del suo generale, un vero agnellino! Non sono un agnellino, io sono una belva! E per accontentare le mie bambine vendo marca, vendo bevande non tassate della marca di Satana! Da ora in poi non ci saranno più né morale né leggi! Sì, non ci saranno più! E basta con le tasse! Abbiamo deciso, niente tasse! Ci prendiamo direttamente le vostre proprietà! No! Dammelo! Vai, vai, vai! Queste le nuove leggi! Occhio per occhio, quelle della giungla! Occhio per occhio, dente per dente! E se le rivolete, vi tiriamo i cani addosso! Ebbene, adesso al lavoro, su, che dobbiamo costruire con voi la nuova città! Cominceremo dal simbolo di questa nuova città, la torre! Costruire
arrangiatevi. Ma non a te, a loro ho detto io. Arrangiatevi. Attenzione, attenzione. Da questo momento la privacy non esiste più. Una telecamera seguirà i vostri passi e registrerà ogni vostro commento. Avete sentito? Questo sarebbe il nuovo mondo, il nostro futuro. Dentro una nazione recluse. In una guerra piena di soldati e di armi. In un mondo senza regole, senza cuore, ma soprattutto senza uomini. Oddio, come faremo a vivere da sole senza uomini? Arrangiatevi. È il futuro peggiore che ci potesse capitare. Sì, sì, il futuro peggiore. Attenzione, attenzione. Da questo momento la privacy non esiste più. Una telecamera seguirà i vostri passi e registrerà ogni vostro commento. Vedi? Aiuto! Tu rumore! Chi è? Potrebbe essere una spia! Ve l'avevo detto di stare attenti! Oddio! Chi è? Ma il solito mendicante! Ma guarda! Che strizzo! Guardatemi, sono sano! Non mi fate arrestare! Vi prego, non mi fate arrestare! Eh? Non mi fate arrestare! Era un trucco! Sono sano! E perché fare questi scherzi? Non è uno scherzo! No! Le guardie sono travestite da mendicanti! Sono travestite da mendicanti! Perché sono un fuggiasco! Perché sono un fuggiasco! Le guardie del grande padre cercano per uccidermi! E perché ti vogliono uccidere? Sì, da, non parlare! Non rispondi! Non rispondi! Le telecamere! Qui è pieno! Qui è pieno di microfoni! Ci ascoltano! Potrebbe scattare l'allarme! E ci arrestano! C'è la morte! Niente paura! Con questo peperoncino spaziale di mia intenzione non scatta nessun allarme! Non mi credete? No! Il grande padre è un dittatore infame! Pazzo! Avete visto? Non viene nessuno! Nessuno! È un essere spregiato! Avete visto? Fin quando ci sarà questo mio peperoncino? Non scatterà mai nessun allarme! Ma chi sei? Come fai a stare qui nel continente delle donne? Non lo sai che il grande padre ha diviso gli uomini dalle donne e dai vecchi? Lo so, ma col mantello e col cappuccio mi scambiano per una donna? No! Le guardie mi cercano per il fatto del mio laboratorio! Del tuo laboratorio? E cosa ci fai? Che ci facevi tu in un laboratorio? Ma le pulizie! Io sono uno scienziato! Sì. Molte cose inventate in questi anni sono opera mia. Sì. E perché ti cercano? Perché mi sono ribellato ad una mia invenzione. Ribellato ad una tua invenzione? Sì. Per colpa di un calcolo sbagliato. Ho creato un mostro e volevo distruggerlo. Un mostro? E che hai inventato? Tenetemi forte. Grande padre! Tu! Non ci credo! Vuoi essere cattivo con me? Sei cattivo con me! Io adesso prenderò! Adesso arrivano le guardie! Sì! Fermi tutti! Adesso ci divertiamo un po'! Fermati! Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. Oppa Gangnam Style. Oppa Gangnam Style.
Ma tu chi ma sei? Ma tu chi sei? Sei una spia. Cioè una spia? No, sono una vittima della mia stessa invenzione. Com'è possibile? Com'è possibile? Perché ho fatto un errore di calcolo. Chi è quell'errore? Come Laura? Io? Com'è possibile? Perché ho fatto un errore. Perché ho fatto un errore di calcolo? In effetti la mia malattia mi porta ad avere dei vuoti durante i quali posso commettere addirittura gravi errori. Addirittura dimentico chi sono. Davvero? Ma tu chi sei? Come? Ma come? Ma non mi avete riconosciuto? No. Io sono... Sei? Chi sei? Non me lo ricordo. Porca miseria, non me lo ricordo più. Aspetta. Ma la forza. Aspettate! Eccolo. Ecco. Vedi. Lori, cacca. Carl Drung, il grande scienziato. Avevo inventato al computer un programma capace di governare il mondo in maniera giusta. Invece per colpa di questo calcolo, la mia malattia si è trasformata in un essere spregevole che non odia, che non ama né gli uomini né la terra. Il grande padre! Appunto! Tu hai inventato il grande padre! Ma perché? Ma ve l'ho detto! È colpa della mia annata malattia! Se voi mi aiuterete, sconfiggeremo il grande padre! Ora devo andare! Ma se mi vedete... Non mi spaventate se mi vedete vestiti sotto altre spoglie. Per fuggire ai soldati devo cambiare continuamente identità. Potreste trovarmi più alto. Sì. Più basso. No. Più nano. No. Più peloso. No, che schifo. E ora chi? Ma ora, chi sono? Ma un gigante. Gigante. Grazie. Arrivederci. Sì, vediamo il mondo da questa schiavitù. Sì, così torniamo ai nostri uomini.
essere dei vincenti. Questo è il denaro per il vostro gioco d'azzardo. Slot machine, poker, gratta e vinci. Questo alla base della nuova economia, come vi illustreranno il nostro presidente dell'economia e sua moglie. Sì! Ah, sì. Tento di entrare nel palazzo del grande padre. Voi potete viaggiare con la mia macchina del tempo. Tu hai inventato una macchina del tempo? Certo, cara, l'ho inventata quando avevo 8 anni. Ah, che bugiardo. Questa è la mia macchina del tempo. Con questa si può viaggiare in qualsiasi epoca. Con questo ramo. Non faccio ridere. Questo è il ramo che inventarono i pitagorici migliaia di anni fa. E cosa ci facciamo con questo?
E cosa ci facciamo con questo ramo? Facilissimo! Io inserisco i dati. Li porto indietro di 5 anni nel mio laboratorio nel giorno in cui ho sbagliato i calcoli e ho creato Big Father. Qui c'è scritta la formula. Senza errori. Qui c'è scritta la formula. Senza errori. Voi mi incontrerete e mi convincerete ad usare. Con questo ramo noi andremo indietro nel tempo. Sicuro? L'ho inventata io! E allora? Attenzione, questa macchina ha solo due posti. Ah, una spider! Io non posso venire. Perché? Non ho la patente. Che bello, sì, a me piace andare a spazio. Voglio andare a spazio nel tempo. E poi soffro. E poi soffro il mal d'aria. Ma smettila. Cosa ci succede? Cosa ci succede se sbagli i tuoi calcoli? Sciocchezze. Potreste rimanere bloccati nel passato. Sciocchezze. Non avere energia sufficiente per tornare indietro. O finire in un buco nero spazio temporale. Perché non ci vai tu? Il buco nero. Perché due corpi uguali non possono occupare lo stesso spazio nello stesso tempo. Non ho il dono dell'ubiquità. La stessa materia. La stessa materia non si può sdoppiare e andare indietro e rincontrarsi. Se io torno indietro di 5 anni, non posso incontrare me stesso. Uno dei due sarebbe di troppo. Chiaro? Allora, mi aiutate? Mi date una mano. Presto, non c'è tempo da perdere. Allora. Scegliete due partite. La macchina ha solo due posti. Io vado in bagno, mi viene da vomitare. Brave, partite voi. Bravissime, partite voi. Brave, faccio una domanda. Ma dove sono andata? Ma come dove stiamo andando? Indietro nel tempo, nel tuo laboratorio. Allora devo inserire. Che devo fare? Devo inserire i calcoli. 5 anni indietro? Sì. 5 anni indietro? Buon viaggio! Attenzione ragazzi! Le guardie! Stop! Non c'è niente! C'è Benigno, troppo felice, ma non c'era nessuno! Finale pagina 15. Attenzione ragazzi, fate presto, le guardie! Partiamo! Don't even know what to do. The glory done.
mele! Mira, non è un raccolto le mele! No! 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 Eva, non mangiare la mela! Il signore ha detto che è l'autostrada per l'inferno! Ma quale autostrada? Ma è vado! Ci sta togliendo l'anima! E questo non si può fare, la mela non si può toccare! È la gola, è la gola! Basta, fai l'uomo! Fai l'uomo! Ma sono solo uomo! E sei uomo! Ma finisce! Bene! Non giocare con la coda del dinosauro! E tu, Caino, smettila di giocare col coltello! Oh. Caino è troppo violento! Ha preso tutto dalla mamma! La madre! Ma io sono la madre! Che dici? Va bene, Caino, fai quello che vuoi! E vai da lì, Finita! Ma questa... ha preso tutto da questa bocca! E pensare che gli ho dato una costola a questa! Porca Eva! Adamo ed Eva, è incredibile! Ho capito! Quel citrullo ci ha mandato indietro non di 5 anni, ma di 5 milioni di anni! Ma che problema c'è? Perché dobbiamo andarcene, no? Come perché abbiamo... Ma perché dobbiamo andarcene? Guarda, io prima di andare voglio conoscere Adamo, perché secondo me è un super maschio. Adamo! Ma smettila, che se ti metti Adamo, ti fa ammazzare da Caino, smettila! Dai, andiamo, su! No, aspetta! Almeno prima di andarcene potremmo tentare di aggiustare un po' la storia. Che vuoi dire? Ricordi il fatto della mela? Potremmo convincerli a non mangiarla. I loro figli sono Caino e Abele. Che vuoi fare adesso? Potremmo impedire il primo delitto dell'umanità. Ma adesso no, non si può fare. La storia è già passata e non si può cambiare. Dai, su, andiamo, torniamo. Ma perché? Impedendo a Caino di uccidere il fratello Abele, potremmo cambiare. L'uomo potrebbe non conoscere l'odio, le guerre. Sì, no? Sì, sa, sarebbe bellissimo. Però adesso andiamo. Dai, la storia è già passata e non si può cambiare. Dici? Cittadini, alcune centrali nucleari sono fuori uso. Vogliamo perdonare qualche piccolo inconveniente e qualche nuvola radioattiva. Così moriremo. Paola, Sara, com'è andata? Raccontate. Abbiamo conosciuto la Madeva. Addirittura, incredibile. Ha sbagliato i calcoli. E questa mela? E questa mela? Questa è la mela del peccato originale. No, attenzione, mia. Attenzione, arrivano i soldati. Adesso che imposto il calcolo, 5 anni indietro. Giusto.
giusto, vediamo. Potete ripartire. Attenzione ragazzi, scappate le guardie. Oddio! Ma che dobbiamo fare? Piano, piano, piano. Andiamo, piano, piano, piano. Battuta. Battuta. Partiamo. Tanto peggio di così. Caffè al countdown. Guardatelo, Giacomo Leopardi. Guardate, guardate qua. Giacomo Leopardi. Un letteratuccio niente male. Insomma, che parla con un contadino. Con un discreto pubblico. E questo parla come fare. Un contadino. Questo sai fare, vomitare e dire parlare. Giuri, sput, fai, ecco qua. Questo ah, se ti vedesse quella santa donna di tua madre. Antonio. Io credo che morirò. Sì, lo so, lo sento, sto per morire. Che mi ancora. Giacomini, sempre il solito pessimista. Ma ho paura, tanta paura. No, ho paura. È normale, certo. Morire non piace a nessuno. Nessuno fa piacere morire. Ho paura di quello che diranno. Dopo la mia morte. Ah, Giacomini. Per questi molti parleranno male. Per questo molti parleranno male di te. Guardiamoci nelle palle. Guardiamoci nelle palle degli occhi. Tu hai un brutto carattere. Tu sei impossibile, Giacomini. Tu tieni un carattere di... proprio come si dice? Un carattere... no, impossibile. Mi lasci parlare. Mi lasci parlare, io ho paura come... Io ho paura di come i posteri vostri le mie opere. Vedi, questo è il problema. Vedi, questo è il problema di noi autori. Tu scrivi una cosa e il lettore ne legge un'altra. Prendiamole così. Ma ti faccio un esempio. Fammi un esempio. Per esempio. Tutti ne pensano come una composizione letterale. Tutti pensano che la poesia è una composizione letterale. Inverso. E invece no, quella è una partitura musicale. Partitura musicale. Tu non stai bene, vedi? Ma lo vedi, vedi? Neanche tu mi capisci. La poesia non è solo letteratura. È soprattutto una partitura musicale. Fatta di suoni. Un gioco pirotecnico di sillabe, di suoni, di immagini, di pensieri. Giacomi, non capisco neanche una parola quando parli. Quando parli mi inganni. Mi incanti, Giacomi, sei un zucchero, un babà. Ma basta, non sti babà, non mi sta rompendo i coglioni. La poesia ha un tempo, un ritmo. C'è un ritmo. È come un rap. Un rap? Ma chi siete voi? Chi vi ha fatto entrare? Non parlare sul tempo. Chi siete voi? Chi vi ha fatto entrare? No, zitto. Lasciali stare, state zitto come stanno per le coglioni. Cos'è un app? Dove
Pardaschel, come si dice? Due ragazzelle. Pardaschel. Cos'è un rap? Cos'è questo pep? Un rap. La poesia è musica, la voce del corpo. Dico. È stato un errore, e va bene, a ciascuno il suo. Io
mandato voi. Io ho mandato voi con la mia macchina del tempo. Perché se ci vado io, ormai è tardi. Datemi l'attrezzo. Andrò io stesso al mio laboratorio. Così nessuno di voi rischierà più. No, aspetta, io non ti lascio solo. Vengo con te. No, insieme non possiamo andare. Con questa macchina non possiamo andare insieme. Vabbè! Mi fanno la multa! Mi fanno la multa! Luigi, vengo anch'io! Tu stai di là! Mi sei bene in mezzo! La multa di San Camillo! Saltami addosso! Vengo anch'io! Come faccio? Mi viene da vomitare! Scena finale! Eccoci nel mio studio. Carla, ma tu dove sei? Sono qui. Ma no, tu 5 anni fa. Vedo l'ora di vedere faccia a faccia. Sono agitato di non cura. Perdete tempo, ragazzi. Che vuoi dire? Come faccio a incontrarmi? Se venivate da soli, mi potevate incontrare e vedermi al passato. Con me, no. Sarebbe a dire? Se ci sono io, lui, cioè sempre io, non può esserci. È un problema di materia e di spazio che ora non posso spiegarvi. Facciamo presto. Il nostro scopo è... Perché siamo venuti qui? Ma come perché? Per eliminare il grande padre e liberare il mondo. Giusto. Bravo. Il foglio con i calcoli giusti. Dove l'ho messo? Lo sapevo, non lo trovo più. Che stai? Niente. Eccolo, non lo trovo. Ce l'ha lei, eccolo, sì. Questo sì. È quello che cercavi, dallo a me. Sì, no, ma dovete farlo voi per me. Eccolo, lo prendi, va. Ecco, un momento. Aspetta. Un momento. Una volta digitata la formula corretta, io scomparirò. Trovarsi allo stesso tempo fisicamente in due epoche è impossibile. Bisogna essere un dio e io non lo sono. Allargate, non state ingessate di culo al pubblico. Canzone! Quando dite le battute, non le dite tutte così, ditelo un po' a favore, come le dite tra voi. Ma dai, ma è fatto quello che la gente mi vede. Dai, tutti avanti, agli altri, non le dite tutti. È solo un miglio tra i lati luna, sotto un cielo di milioni di stelle, ma il cuore passa in un pianeta lontano, che gira intorno e cade giù, con archi di tristezza, e muoio per te, muoio per te, il segno regno di fantasia, che cade in fondo al mare, io muoio per te. Dio, sono solo un uomo. No, non fare, non la fare. E 5 anni fa l'avevo dimenticato. Mi aveva preso una voglia irrefrenabile di scoprire, di sapere, e sono andato senza volerlo al di là di ogni limite. Oltre il bene, questo è stato il mio grande peccato. Adesso digita la formula. Esatto, dopo non ci vedremo più. No, cambio scena. È morto qua, è qualcuno. Grazie. C'era una volta la Terra. Da molto tempo il nostro pianeta è gestito senza prestare attenzione al suo fragile equilibrio. È inquinato nell'aria, nell'acqua e nel suolo. Si sfruttano all'eccesso le sue risorse, causando ogni anno l'estinzione di molte specie animali. È un giorno, 1 miliardo di uomini non mangia abbastanza, non ha eccesso all'acqua né anche per bere. 6 milioni di bambini muoiono ogni anno, di fame e di sete. 2 milioni
miliardi di ragazzi non vanno a scuola. 17 milioni di uomini muoiono ogni anno perché non hanno soldi per comprare le medicine. È ora di pensare al futuro. Sviluppo ecosostenibile. Bisogna smettere di comportarsi come se fossimo soli sulla terra. Proprio se nessuno dovesse venire l'ultimo video. Esciti, allargati, allargati, Virgi, allargati. Tutti noi siamo fermo, canta lì, non ti muovo. Via. Ma noi significa anche ognuno per conto proprio. Tu girati, mettiti a guardare il video, solo tu, solo tu. I tuoi compagni di casa, i tuoi genitori. Vai. Un miliardo di uomini. Oh,
Ok, sbagliamo! Adesso preoccupatissimo, non c'è più niente.